Salve a tutti e benvenuti a questi nuovi giorni in pillole che vertono sul commento ad una recente sentenza del TAR di Catania, sezione terza, del 15 maggio scorso, la numero 1591, sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici. Andiamo a vedere quelle che sono le keywords: atto amministrativo, naturalmente, discrezionalità tecnica, motivazione, pubblico impiego, concorso, voto numerico, procedimento automatizzato, videoregistrazione, sentenza in forma semplificata. Su quest'ultima tematica vi ho legato un interessantissimo link su cui potrete approfondire quando è che la sentenza può essere adottata e pronunciata in forma appunto semplificata, ai sensi dell'articolo 160 del codice di procedura amministrativa. Per quanto riguarda le massime, che cosa se ne desume? Innanzitutto, il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in se stesso la motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Altra massima che se ne deduce è che, in mancanza di differenti previsioni del bando, lo svolgimento dei concorsi attraverso procedure semplificate e il ricorso agli strumenti informatici e digitali può ormai intendersi quale modo normale, fatta eccezione per i concorsi di alcune categorie di personale in regime di diritto pubblico. E infine che nessuna disposizione di legge impone la registrazione della prova del concorso pubblico tenuta attraverso il ricorso agli strumenti informatici e digitali. Prima di procedere alla lettura assieme della sentenza, tengo moltissimo a segnalarvi la situazione emergenziale che stiamo vivendo in Emilia-Romagna. Cito una bellissima frase tratta da un brano più lungo di Davide Daniele, secondo cui gli emiliani sono come i giapponesi, non si stancano e se devono fare una cosa, a loro piace farla bene, è bella, è utile e tutti insieme. Ed è proprio in questo modo che io cerco di essere emiliano ogni giorno. Ci sono delle pietre da raccogliere dopo un terremoto? Noi ne faremo cattedrali. E con questa frase esprimo la mia vicinanza al popolo emiliano che mi ha adottata, pur essendo di origini calabresi, e avanti tutta. E adesso procediamo invece, come di consueto, alla lettura della sentenza, appunto, che svolgeremo assieme, per trarne i tratti peculiari. Abbiamo visto dinanzi a quale tribunale si svolge, è un ricorso presentato da un soggetto contro l'Università degli Studi di Catania e il Ministero dell'Università della Ricerca, nei confronti poi di altri concorrenti per l'annullamento dell'atto adottato nella seduta del 3 settembre scorso, con cui la prova orale del ricorrente è stata giudicata insufficiente dalla Commissione del procedimento di selezione per la partecipazione ai percorsi di formazione per la specializzazione alle attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità. Si impugna il relativo verbale, nonché le modalità di svolgimento della prova orale, nonché la graduatoria definitiva per l'ammissione ai posti destinati ai corsi e il decreto relativo. La sentenza viene pronunciata in forma semplificata, ricorrendone i presupposti di legge, come vi accennavo all'inizio, e premesso che la causa ad oggetto è il mancato superamento della prova orale per l'ammissione della ricorrente al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione necessaria per lo svolgimento delle attività di sostegno agli alunni con disabilità. Il primo motivo ha ad oggetto la carenza di motivazione del giudizio ed è infondato perché il voto numerico, in mancanza di diverse disposizioni, esprime e sintetizza la discrezionalità tecnica che è a disposizione della commissione di concorso, contenendo la motivazione senza bisogno di spiegazioni. Ciò in virtù del principio di economicità amministrativa della valutazione, perché assicura la chiarezza e la gradazione delle valutazioni compiute nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo attribuito alla Commissione, che è espresso pienamente attraverso il voto numerico, sia sotto il profilo della sufficienza motivazionale, sia sotto il profilo dei criteri di massima di valutazione,
che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui si desume la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni finali. Inoltre, anche ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, non occorre la posizione di glosse, disegni grafici, di indicazioni di qualsiasi vogliatipo sugli elaborati laddove vi è appunto il voto numerico. Si rileva inoltre che la Commissione ha predeterminato i criteri di valutazione e il giudizio negativo deve ritenersi adeguatamente motivato attraverso il voto numerico, poiché la candidata non aveva risposto in maniera sufficiente e adeguata. Il secondo motivo che si contesta va analizzato da due punti di vista: l'incompetenza della Commissione in ordine allo svolgimento in forma decentrata della prova a distanza e, dall'altro punto di vista, la violazione del principio di pubblicità della prova conseguente all'omessa adozione della soluzione tecnica della registrazione della videoconferenza. Entrambi vengono dichiarati come infondati. Infatti, da un lato abbiamo un decreto-legge, il 34 del 2020, come modificato dall'articolo 25, primo comma, lettera B, del decreto-legge 104 del 2020, convertito in legge 126 del 2020, che dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i principi e i criteri direttivi che concernono le prove concorsuali in modalità decentrata, attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, possono essere applicati alle singole amministrazioni di cui l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, ovvero il testo unico sul pubblico impiego, cosiddetto TUPI. Si rileva che la modifica apportata dall'articolo in commento, che consiste nella soppressione dell'articolo che fa riferimento a un limite temporale, ovvero il 31 dicembre 2020, ha generalizzato la possibilità di svolgimento delle prove concorsuali attraverso l'utilizzo di strumenti appunto informatici e digitali, appunto nell'ottica di semplificazione e di snellimento dell'espletamento delle prove, utilizzando appunto anche lo strumento della videoconferenza. Quindi la prova orale può essere svolta in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino adeguata pubblicità, quindi sostanzialmente la possibilità, ad esempio, di assistere attraverso l'utilizzo di link esterni alla prova concorsuale. E inoltre occorre dare adeguata pubblicità a tale svolgimento della prova e dare sicurezza alle comunicazioni e alla tracciabilità delle comunicazioni. Inoltre, il bando non ha disposto nulla in merito a specifiche modalità di svolgimento per le prove previste attraverso strumenti semplificati e attraverso, in particolare, l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. Tale modalità, ci dice il TAR, può essere intesa quale modo normale di svolgimento dei pubblici concorsi, fatto eccezione per coloro che non sono stati privatizzati, ovvero coloro che sono inseriti nell'articolo 3 del decreto legislativo 165 del 2001 come categorie non privatizzate, che fanno eccezione dunque all'ambito di applicazione soggettiva del testo unico sul pubblico impiego. Inoltre, si rileva che nessuna legge impone la registrazione della prova e che la pubblicità della seduta di esame è data laddove vengono convocati tutti i candidati convocati per la giornata, oltre ai componenti della commissione, oltre che il segretario verbalizzante, come si evince dal verbale, e si ritiene dunque che il ricorso in esame, alla luce dei principi richiamati, è per quanto nello specifico argomentato in maniera semplificata, così come abbiamo visto in applicazione dell'articolo 160 del codice di procedura amministrativa, è infondato e dunque va rigettato. Per questi motivi, il TAR, sezione distaccata di Catania, si pronuncia sul ricorso e lo respinge, enucleando i principi che abbiamo detto. Allora, ho ritenuto di commentare questa pronuncia perché è di sicuro interesse per coloro che si approcciano al mondo dei concorsi. Abbiamo in questo modo potuto vedere come si può atteggiare la discrezionalità tecnica nell'ambito appunto delle prove concorsuali e come possono essere svolte a seguito del decreto che abbiamo commentato le prove in forma semplificata. Questo per oggi è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo come sempre prestissimo.